di non dirci le cose e fare le riflessioni che le farò ora, perché le conoscete, le sapete tante volte. Le faccio tante volte, perché ci sono tre rappresentanti regionali che hanno, come detto, un ruolo importante, e quindi credo che sia giusto che ascoltino le riflessioni che si fanno, perché da queste riflessioni traggano veramente di un spunto per la loro condotta all'interno delle istituzioni. L'ho ascoltato con attenzione, ho ascoltato anche l'invito di Gazzetti, che ha fatto da ultimo, di quello in qualche modo che ci ricorda che sicuramente del lavoro è giusto marciare uniti, mi fa piacere, anche se poi però nella pratica vedo che dopo tutta questa grande unità allora non c'è, e anche sul tema del lavoro si cerca di fare strumentalizzazione politica, tirando la coperta quando da una parte, quando dall'altra, mettendo la scusa quando da una parte, quando dall'altra. Noi non abbiamo bisogno di queste cose. Noi abbiamo bisogno di riflessioni, possibilmente più che riflessioni, di atti concreti. Credo che ognuno di noi, fare le tasche piene, non può essere offensivo dal punto di chi ha sviluppato l'intervento prima, ci mancherebbe altro, ma invito un pochino di competenza, perché tutti noi siamo abbastanza stupi di sentire ogni giorno dibattiti televisivi che ci spiegano come si risolve i problemi del mondo, questo problema in cui sono problemi dell'occupazione mondiale, nazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Noi abbiamo bisogno di poter intervenire sulle specificità locali. Sappiamo bene che gli elementi locali risentano della mancanza di una programmazione economica nazionale. Sappiamo bene che una programmazione industriale non può passare se non attraverso una programmazione che manca ancora dell'energia che deve essere prodotta, perché poi questa dia sfogo all'industrializzazione. Ma io credo che queste persone, le tematiche che abbiamo bisogno di sviluppare sull'area piemontese, debbano un attimino dare scontato che queste problematiche sono state in qualche modo presenti anche in questo dibattito, e quelle che io ovviamente ho ricordato sono dentro di noi, ma non possono essere, ogni volta si fanno dibattiti, l'elemento di discussione all'interno del quale si riprende tutto lo scibile umano, e poi non si riesce a dare la risposta concreta alle emergenze. Io ringrazio tutti gli agenti che avete ricordato un attimino che sono dei percorsi dell'accordo di programma e il lavoro che è stato fatto da quando si è firmato, un anno e mezzo fa ormai, l'accordo di programma fino ad oggi. E però dobbiamo anche essere estremamente chiari. Noi sappiamo bene che l'accordo di programma è un tassello determinante per lo sviluppo dell'economia politica, anche perché non abbiamo altro. Quindi, forse perché non ci abbiamo altro, dobbiamo essere aggrappati fortemente all'accordo di programma. Ma contemporaneamente dobbiamo registrare i ritardi che ci sono, sia sull'accordo di programma, sia sui risultati pratici che l'accordo di programma potrà dare in termini di occupazionale, sia dal punto di vista numerico, sia dal punto di vista dei materiali. Sappiamo tutti qua che se ne parla da parecchio tempo e che a oggi ancora non si è spostata una virgola concreta che possa intravedere un posto di lavoro. Io sono messa a disposizione dalla regione per la reindustrializzazione. Voglio ricordare a tutti che l'agenzia nazionale doveva in qualche modo tirare fuori già i bandi per l'assegnazione, è ampiamente fuori dai tempi che ci eravamo dati, perché già da questo gennaio doveva produrre un risultato lavorativo e poi è stato spostato a febbraio, e ora solo oggi, solo da poco tempo, sappiamo che c'è un qualche cosa in mezzo. Quindi primo ritardo evidente, significativo. Poi so bene che rispetto a programmi di lungo termine, due o tre mesi di distanza non cambia niente. Ma per tutti quei lavoratori che dal mese di settembre hanno perso ogni forma di reddito e di sostegno al reddito, ma noi davvero pensiamo di poter sviluppare tranquillamente, saltando di due, tre, quattro mesi, programmi di
serrato, credibile, che non si può permettere il lusso di andare avanti da un mese all'altro, a tre mesi, a tre mesi, perché le persone tutti i giorni mangiano, tutti i giorni hanno le scadenze, tutti i giorni hanno il diritto e il bisogno di farsi i propri programmi di vita. Primo dato. Secondo dato. Ammesso che l'accordo di programma arrivi in fondo, io sono scettico, però lo dicevo prima, è l'unica cosa che abbiamo e noi dobbiamo dare tutto il massimo della credibilità. Sappiamo perfettamente che se fossimo fenomeni tedeschi che spaccano il cronometro, i risultati di questi interventi verranno, se siamo bravi, da 5-6 anni. E questi 5-6 anni a tutti i lavoratori che hanno perso il lavoro, cosa ne diciamo? Quando verranno fuori i risultati dell'accordo di programma, allora io credo che noi tutti, ma anche chi rappresenta le istituzioni, abbiamo il dovere di tenere conto che ci sono due tempi, ci sono due tempi che vanno con due governati, quello dei programmi a medio e lungo termine e quello dell'emergenza. Non si può pensare di dedicare ai programmi di lungo termine le risorse. Poi però spesso formali, che si dice che diventano formali, sono sbagliati e dimenticare invece le esigenze delle emergenze. Noi dobbiamo avere la capacità di pensare nel lungo termine, che se non si accetta il futuro oggi, il futuro non arriva chiaramente, ma contemporaneamente dobbiamo trovare mezzi e soprattutto forme, perché i mezzi che vengono messi a disposizione siano puliti effettivamente. E vengo brevemente alle proposte che sono state fatte e che sono sui tavoli regionali da parecchi mesi, quali sono quelli dei lavori di pubblica utilità. I lavoratori non vogliono l'assistenza, non vogliono l'assistenza, non vogliono che venga dato un reddito svincolato da qualcosa che viene dato in campo. Ecco perché si è pensato, anche a livello locale, con le organizzazioni sindacali, di porre la questione del lavoro di pubblica utilità, non nella logica di dare un'assistenza al lavoratore. E su questo c'è una profonda divisione di vedute tra chi pone da parte nostra, in questo caso, il lavoro di pubblica utilità e le istituzioni che ci ascoltano. C'è una profonda divisione. Noi non abbiamo posto i lavori di pubblica utilità perché il lavoratore prenda di 700-800 euro al mese per quelli che ne sono. Noi abbiamo avanzato una proposta scritta all'amministrazione comunale e anche alla Simoncini, tanto per fare nomi e cognomi, attraverso il quale diciamo che i lavori di pubblica utilità devono essere soprattutto sviluppati in funzione di nuove professioni, al termine del quale i lavoratori si ricordano. Oppure possono essere più facilmente ricollocati. Perché diciamo questo? Perché chi sta in mezzo al lavoratore, chi sta in mezzo alla gente che in modo particolare è stata nelle fabbriche, sa perfettamente che il lavoratore che esce dalla propria fabbrica al 90% è dequalificato. È tutta gente che non ha una professione derivante dalla scuola, perché la scuola professione non ne dà, entra in un mondo del lavoro parcellino avanzato, dove si insegna non solo a livelli bassi, ma anche a livelli alti, a occuparsi solo di un pezzettino del processo produttivo e quindi nessuno, quando esce da questi posti di lavoro, ha le condizioni professionali per essere meglio qualificato. E allora noi abbiamo detto, utilizziamo la lavoro di pubblica utilità per riqualificare i lavoratori facendo il lavoro nella pratica, accompagnandolo con processi di formazione professionale legato al lavoro che fa, di modo che il lavoratore, quando ha finito, dopo 6 mesi, 9 mesi, un anno, il lavoro di pubblica utilità, ha avuto sì il sostegno al reddito, ma l'abbiamo accompagnato alla formazione professionale. Ecco, questo è quello che vi riguarda, è il concetto semplice. Se abbiamo presentato la situazione comunale, faccio un esempio al quale sono affezionato, anche personalmente, perché ci ho lavorato mesi, se si pone all'amministrazione comunale la riqualificazione del forte di San Pietro, non si ne fa una questione per far dare al lavoratore per diversi mesi
lo ripeto, il sostegno al reddito. Riqualificare il porto di San Pietro, macerie che si conoscono, gli ex macerie pubblici, che sono abbandonati da 20 anni e c'è un degrado spaventoso e si trasforma in un parco pubblico, significa che tutti i lavoratori che saranno impegnati. Non dico che diventeranno dei progetti, dei perfetti giardinieri, ma sicuramente avranno una tale professionalità che in forma singola associata e potrà far spendere la protezione del verde, per esempio, pubblico o del privato che possa essere. E se poi all'interno del progetto di San Pietro, diventato parco pubblico, ci costruiamo un museo della memoria di Borghese, della tolleranza, del cantiere che è stato spesso prima che si perda la memoria, e compagnia bella che ci sono fatte se vuole, si creano le condizioni perché magari per i posti di lavoro si creano anche dentro nella gestione della manutenzione dei porti stesso. Ecco, dopo il tempo, che le risposte che vengono date in termini di lavoro di pubblica autorità fossero in questo senso, fossero su questo solco, non inteso per dare 700-800 euro di sostegno alla patrone che dopo 7-8 mesi si ritorna appunto in Italia, come era prima, ma perlomeno avere una chance in più da poter spendere. Non la troverà, può darsi che non la trovi, ma il lavoro oggi, o ormai sappiamo come viaggia, da 20 anni questo paese è venduto pezzo per pezzo, come posso dire, apparato produttivo viene venduto pezzo per pezzo, giorno per giorno, mese per mese. Abbiamo perso il 20-30% del potenziale nazionale di lavoro trasferito in macchia alle multinazionali che poi sono portati il lavoro all'estero. E allora da questo punto di vista c'è un sistema di distinto perché un governo impedisca queste cose, perlomeno ci dia gli strumenti e ci consenta, primo, di vivere e secondo, di poterci riqualificare. Allora io invito i rappresentanti che sono del Consiglio regionale a far dar seguito, cioè certamente alle mozioni che sono state presentate, però di impegnare la Giunta soprattutto nel taglio che vi dicevo io, non perché lo dico io, ma perché è un lavoro condiviso di mesi che abbiamo fatto tra le organizzazioni sindacali e il rapporto continuativo con i lavoratori. Chiudo con una battuta sola. Veramente sono troppo lunga a proposito delle vacanze che è stato citato. È un pettegolezzo, però fatemelo fare, perché dimostra quello che è il tiro su questa tematica. All'interno delle porte di San Pietro c'è stato detto da parte del Consiglio Comunale che